Tutto nasce dalla presa d'atto di un paradosso, parola greca che significa letteralmente sorpresa, meraviglia. E qual è la sorpresa? Che mentre a livello globale la prosperità è aumentata notevolmente nel corso degli ultimi 40 anni, anno dopo anno, la inclusività è diminuita. E questo è qualcosa di paradossale, perché uno sarebbe portato a pensare che se aumenta la produzione di reddito e di ricchezza, anche il numero di coloro i quali in forme diverse, in proporzioni diverse ne traggono beneficio, dovrebbe aumentare, invece è diminuito. Ecco allora che il senso di questo libro è quello di dare le ragioni per cui questo è avvenuto e in secondo luogo rispondere alla domanda fondamentale: che fare? Perché è chiaro che questa situazione non è sostenibile dal punto di vista né sociale né politico. Perché? Perché se aumenta l'area della non inclusione, quello che succede è che la democrazia perde ed è quello che stiamo vedendo. Oggi c'è meno democrazia, guardiamo anche la nostra Europa, ma perché? Perché è la reazione di coloro i quali, vedendosi esclusi e non inclusi, reagiscono nelle forme che ben sappiamo, non partecipando al voto. Nelle ultime tornate abbiamo visto il 50% non è andato a votare e questo pone un problema e in secondo luogo la nascita dei populismi, sovranismi, che sono evidentemente una reazione al fatto che l'inclusione anziché aumentare diminuisce. Ecco allora perché è importante porsi il problema e in secondo luogo trovare vie pervie di soluzione dello stesso. Professore, ma lei è anche l'economista del Papa. Ecco, raccontiamo qualche piccolo aneddoto. Oltre ovviamente ai discorsi, gli approfondimenti che vi competono, possiamo raccontare qualcosa magari di simpatico che avviene? Sono presidente da ormai quasi 3 anni della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, che è una delle accademie pontificie che appunto si occupa di questioni sia economiche, sia direi giuridiche, sia sociologiche. Ed è chiaro che in quella veste, tutte le volte in cui il Papa chiede un intervento, cioè è richiesto di un intervento su argomenti di questa area, chiede all'Accademia il conforto non tanto delle opinioni ma del fondamento scientifico di certe posizioni. È ovvio che quando ci si trova a Santa Marta, io alloggio a Santa Marta, che è lo stesso edificio dove alloggia il Papa, e il Papa quando non è in giro in visite varie, soprattutto alla sera alle 8, lui scende per consumare il pasto della sera e in mezzo agli altri, quindi si siede a un tavolo, quello che trova libero, si prende il vassoio con cui va a servirsi, ed è interessante perché in quell'occasione è molto facile ottenere e capire la personalità di questo uomo, che ha la cui storia più o meno è nota, ma che ha sempre a cuore un obiettivo, e cioè dire il bene dell'altro. Allora in queste occasioni viene fuori la parte, come ho detto, più autentica di questo personaggio, che non è un uomo di scienza teologica e filosofica come è stato il suo predecessore Benedetto XVI, però lui ha questo carisma della, che qualcuno chiama della pastoralità. Lui riesce ad integrarsi, è il tipo che ti può chiamare al telefono di sera dicendo io sono il Papa senza intermediazione, e lo fa non perché abbia bisogno di essere osannato eccetera, anzi viene criticato per questo suo modo di fare, però lui dà testimonianza di cosa vuol dire mettere in pratica l'adesione a certi principi di fede.